Prova, 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 prova. Buondì! Buondì a todos. O todas. No, todos è già neutro, mi sa. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, raga, come va? Come va? Che mi dite? Ho fatto una storia un po' particolare su Instagram. Penso che la gente che verrà da Instagram dirà: ma questa che piano ha in mente? Che piano ha in mente? Comunque, raga, sono contenta che la connessione sembra andare bene. L'ultima live dell'altro ieri è stato un casino perché è partita, cioè è andata bene la prima mezz'oretta, poi tutto è andato a farsi benedire perché internet, non lo so, non me lo dava. Ah, è perché poi non avevo collegato il cavo, perché io c'ho il cavo direttamente, vabbè, comunque casino. E poi, cioè, quindi ho fatto la prima mezz'oretta dove ho portato, vabbè, i soliti quiz, il solito quiz del cavolo, insomma, su tema Harry Potter, tipo era... Che però non l'ho caricato manco su YouTube, cioè ho caricato solo la parte dei pilastri, perché, cioè, raga, non so montare. Scoop. Prima o poi imparerò, vabbè. Comunque, quindi ho detto, vabbè, prendo sta parte qua, la live tutta intera e la carico, sti cazzi. E comunque nella prima parte della live, quella mezz'oretta, avevo portato il quiz tema Harry Potter, perché ho detto vabbè, siamo in tema anche, come si chiama, Hogwarts Legacy, ho detto perché no portare un altro quiz tema Harry Potter, perché già nelle primissime live avevo portato quello di che casa sono. Invece l'ultima volta ho portato quello su che patronus ho, che tra l'altro non so manco, cioè nessuno mai me l'ha detto, e cioè non me lo spoilererò mai, non so manco se ci sarà in Hogwarts Legacy l'incanto patronus, la patronum, vabbè, quindi non lo so. Io ho detto nel caso, vabbè, facciamolo. E sempre lì nella prima mezz'oretta ho detto, ma chissà se ci sta un quiz tema Sanremo, visto che siamo comunque in tema, no? Tra l'altro oggi è la penultima serata, mi sembra, sì, mi sembra che la penultima serata, non vedo l'ora, la serata dei duetti è quella che mi piace di più, e quindi ho detto chissà se c'è un quiz tema Sanremo. E ce n'è più di uno, raga. Però io ne porto uno, ne porto uno. Quindi questo è il mio piano malefico: portare un quiz tema Sanremo. Wow, incredibile. E no, questo è carino. Tra l'altro ce n'era uno. Vedi quale canzone ti rappresenta di più. Tra l'altro, raga, posso dire una cosa. Cioè, di canzoni sconvolgenti quest'anno proprio zero. Zero assoluto. E non è il gruppo musicale. No. Non mi piacciono proprio. Cioè non ce n'è una che mi piace, zero. Ah, mi sono piaciuti un botto i Con la zio. Sì, non li conoscevo proprio. Ma il pezzo mi è piaciuto molto. Vabbè, poi che dire di Rosa Chemical. Cioè già lo amo follemente. Che dire. E vabbè, c'era quello, quale canzone ti rappresenta. E invece io ho scelto, ora vedrete subito, aspettate. Oddio, voilà. Quale cantante sei? Non so cosa potrebbe uscire. Spero che non mi esca ultimo, vabbè. E quale cantante di Sanremo 2023 sei? Sono curiosa perché non so chi mi capita, veramente. Alcuni tra l'altro non li conosco proprio, ma proprio zero. Non so proprio chi siano. Mai sentito una loro canzone? Vabbè. E vabbè raga, poi che dire dei meme su tutti gli outfit della prima serata, mamma mia, sono morta, veramente. Allora, quale cantante di Sanremo 2023-6, quiz. Quale artista, vabbè, sì, scopriamolo, così de botto parte, non ti fa manco un'introduzione. Va bene lo stesso. Allora... quale conduttore di Sanremo? E chi se li ricorda tutti? Veramente Mac Buongiorno ha fatto il conduttore? Io non me le ricordo. Tra l'altro io mai seguito, cioè capì proprio passo per passo.
negli anni passati. L'ho iniziato a seguire un po', vabbè, quando c'è stato quello durante la pandemia, l'ho seguito perché, vabbè, non avevo niente di meglio da fare. Però, cioè, solitamente non è che seguo proprio ogni punto, ogni cosa, cioè, alcune volte lo tengo come sottofondo, così, tanto per... Vabbè, pure quest'anno, proprio ieri l'ho seguito dalle 10 in poi, cioè erano più le 10 passate, quasi 23, quindi boh, vabbè. Quale conduttore di Sanremo hai preferito tra questi? Mike Buongiorno, boh, Fabio Fazio. Ah, mi ricordo che una volta lo fece pure Fazio, però sinceramente non so come... Simona Ventura, boh, mai seguito uno con Simona Ventura, Amadeus... Carlo Conti, Raffaella Carrà, Gianni Morandi, qua parliamo proprio del Medioevo, non me li ricordo proprio quelle edizioni, che cacchio ne so. Boh, Amadeus, vabbè, quello che è, ma è quello che conosco di più, cioè quello che ho seguito di più, quindi che posso dire degli altri se non li ho mai visti? Boh. Fazio, non ce lo vedo, cioè devi essere... Deve essere trash, Fazio alla fine un po' è cucciolino, capi? Non è tanto trash, dai. Ah boh, diciamo Amadeus, va. Anche se non è così, cioè lo dico Amadeus solo perché è quello che ho seguito di più, vabbè. Quale ex vincitore di Sanremo hai preferito tra questi? Il Volo, Francesco Gabbani, no. Mahmood e Blanco... Marco Mengoni, Diodato, Ermal Meta. Veramente hanno vinto cosa? Hanno vinto Sanremo. Ma che state a dire, veramente? Ermal Meta e questo qua. Hanno vinto Sanremo, ma quando? Boh, vabbè. Allora, sono indecisa tra Diodato e Maneskin, che tra l'altro sono quelle edizioni che ho seguito di più, quindi non lo so. Mettiamo Maneskin, dai, vai. Ci sta, ci sta. Che tra l'altro ieri si sono esibiti. Sono stati molto bravi, molto molto bravi. Anche se le canzoni non è che mi fanno impazzire. Però artistica, cioè almeno sono un po' diversi, capì? Dalla solita ninna nanna di Sanremo, insomma, la solita canzoncina di Sanremo, vabbè. Scegli una celebre canzone di Sanremo tra queste. Chiamami ancora amore. Cioè, raga, ho deciso di fare un quiz, ma non so un cazzo, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè. Oddio. L'essenziale... Ah, l'essenziale di Marco Mengoni dovrebbe essere, no? Sì, boh. Non è l'inferno. Ah, no, non è l'inferno. E di chi era? Boh. Controvento. È la canzone di Arisa. Boh. Occidentali Scam. No. Brividi, Zitti e Buoni. No, Zitti e Buoni, dai. Sì. Oddio. Qua proprio un sì o un no. Va bene. Ti piace la musica pop? Sì. Sì, mi piace, raga. Mi zuigate. Il genere rock invece sì. Comunque sì. Oddio, ma perché mi fa scegliere così, Debotto? Vabbè. Giochi al Fantasanremo. Raga, non ho mai capito come cavolo funzionava sto Fantasanremo. Cioè, proprio zero. Mai capito. Cioè, perché... Boh, i punti, i capitani. Cioè, non capivo un cacchio. Quest'anno ho capito come funziona, quindi lo sto giocando. E sto facendo anche schifo. Perché sono tipo quarta in una squadra che teniamo, cioè con un'associazione. Vabbè, quindi lo sto giocando, sì, ora lo sto giocando, ora penso di aver capito come funziona, quindi sì. Ma che poi io non ho capito se... Cioè, ho capito che in alcune squadre se stai in alto, in classifica, vinci qualcosa, se no non vinci in cavolo. Cioè, praticamente tu partecipi ma senza vincere niente, vabbè. Sì, cazzi. Sei mai stata ad un concerto? Sì, ci sono stata. Ultimissimo concerto a cui sono stata, tra l'altro, raga, l'avevo detto già in qualche live, quello di Achille Lauro. Cioè, proprio l'ultimo concerto prima della pandemia. Mamma mia. Il tuo cantante preferito ha mai partecipato a Sanremo? Sì.
Vabbè, era il mio cantante preferito, cioè mo mi fa più impazzire più di tanto. Sto parlando di Achille. Segui altri festival musicali? No, cioè non lo so, l'Eurovision è considerato festival musicale, penso di sì. Però vabbè, lo seguo da poco, dai Maneskin. Prima non lo seguivo proprio l'Eurovision. Vabbè, sì, mettiamo sì, dai. Sai cantare? Sì, so cantare. So cantare, spoiler. Tra l'altro stasera devo provare anche con la band, mi devo preparare i pezzi. Che ridere. E suonare qualche strumento invece no, purtroppo non so suonare nessun strumento, raga. Mi piacerebbe troppo da una vita imparare il pianoforte, però secondo me è difficilissimo. Però un po' difficult. Utilizzi spesso i social media? Sì, vorrei utilizzarli di meno, ma li uso purtroppo frequentemente. Sei una persona che segue la moda? Sì, alla fine sì, dai. Cioè, non proprio, cioè, abbastanza, dai. Sì. Sì. La lettura fa parte dei tuoi hobby? Sì, anche se in questo periodo sto proprio bloccatissima. Ma che è sta roba? Che cos'è? Hai mai letto i miei romanzi? Ma chi è? Ma chi è? Ah, io sto a fare il quiz di questa, di Roe. E chi è? Il segreto di Orville, Roe e l'inganno della memoria e Roe e l'ultima battaglia? No. Mai lo farò, penso, cioè. Ok. Motivo mi fa uscire per ripicca, mi fa uscire un cantante de merda. Oh, sono Elodie! Wow! Sono molto lusingata da questo risultato. Bella, bella Elodie. La canzone è carina, però niente di che. Cioè, niente di entusiasmante. Comunque, che buona, mamma mia. Qua sembra Ryuk, madò, raga, di coso. Di Death Note. Uno ha fatto un meme con lei che dovrebbe essere coso, vabbè, lui, Ryuk. E poi ha preso un altro cantante che mai sentito, raga. Quello biondino e l'ha fatto tipo Light Yagami. Vabbè, sono morta. Allora, secondo noi è Elodie la cantante di Sanremo che più ti rappresenta. Az. Esattamente come lei, anche tu sei una persona con un carattere forte. Addirittura, wow, veramente, che lusinghe. Ma soprattutto estremamente grintoso. Wow, grazie. Non ti tiri mai indietro di fronte alle difficoltà, ma le affronti sempre con un certo ottimismo. Sì, questo è vero. Cioè, cerco sempre di essere ottimista. Sì, dai. Più o meno mi ci ritrovo. No, Elodie. No, comunque è bella, Elodie. Proprio bella questo festival. Sì. Mi gusta come risultato. Mi poteva andare peggio che mi capitava appunto qualche cantante che non conosco minimamente. Cioè, vabbè, lasciamo stare. Tipo quello lì biondino che non mi ricordo come si chiama? Boh, E niente, raga, wow, incredibile. Incredibile, fatto questo quiz trash di Sanremo. Ora potrei mettere il giochino perché in realtà oggi volevo provare un giochino nuovo, che in realtà avevo già detto qualche live passata che lo volevo provare, che mi è stato consigliato in particolare da un amico del caro The Blue Scarf, che vabbè, questo gioco esiste già da una vita, che era prima solo mobile, mi sembra, oppure no, mi sto inventando le cose, però mi pare che è partito tutto, cioè era mobile all'inizio. E poi era solo in inglese, quindi forse sapete già a cosa mi sto riferendo. E quindi mo di recente l'hanno fatto in italiano. Io tra l'altro ho detto sempre nella vita, no, non ci giocherò mai, mai, perché cioè, non lo trovo un gioco che potrebbe interessarmi, ma infatti lo proviamo, mo vediamo un po' come va. Boh, potrebbe anche farmi cagare, veramente, però non l'avevo mai provato, quindi. Cioè, non giudichiamo prima di provare. Però sì, io partivo sempre con no, non lo giocherò mai, non lo porterò mai, già mai. E
Invece no, lo provo in live, chissà se partirà, chissà se andrà, non lo so, perché veramente lo provo in live ora così con debotto. E vediamo un po', innanzitutto cambio la categoria, perché no? Ah no, prima di tutto fammelo partire, dai che è meglio. Dai che è meglio. Forse si sentiranno due musiche insieme, spero che non impazzisca la live. Sì, sì, vai, vai. Oddio. Sì, inizia partita. Gestione, percorso di installazione, elimina i download. No. No, vai, inizia partita. Mamma mia, raga. Non so se partirà. Non so, manco se devo usare il pad. Cioè, io nel caso l'ho preso, il pad. Però non penso che devo usare il pad. Vediamo. Sposa, immagine, visione. Aspettate, raga. Europa, sì. Ok. Ok. Vabbè, dai, raga, vi condivido lo schermo. Aspettate. Aspetta che devo togliere pure la musica qua. Ecco qua. Forse la musichetta già vi ricorderà qualcosa. Allora, vediamo. Cambiamo la categoria. Ecco qua. Raga, lo provo proprio così, subito, in live. Non so veramente se funzionerà, non funzionerà. Ok. Catturiamo la finestra. Eccolo. Dove sta? Perché non si vede? Ah, ok. 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 Non so che sto a combinare. Così. Così. Madonna santa, ma che è sto concerto? Oddio. Ok, così. Così mi sa che lo vedete bene. Sì, sì, sì. Sì, sì, va bene, va bene. Ho deciso che va bene così. Vediamo un po'. Ok, io ho messo Europe, che me lo dovrebbe dare in italiano, no? Boh. Proviamo. Ok. Ok, quindi... Ah, inizia partita, così. Raga, io non so proprio come funziona. Cioè, mai visto gameplay, mai fatto niente. E... ma che è verifica l'integrità dell'integrità dei file? Che significa? Che mi vuole significare? Boh? Forse la dovevo fare prima questa cosa? Non lo so. Oh mio Dio. Niente, raga. È il bello delle live, delle mie live. Si fa tutto in diretta. Tutto così, tutto senza calcolare le cose, senza verificarle prima. Un po' come Cuphead che non andava, vabbè. Cioè che non andava, nel senso che non mi reggeva il pad. Ma penso che con questo non c'è bisogno del pad. Con questo qua, spero. Perché se no siamo punto e da capo come con Cuphead. E lì bestemmierò, sì. LOL. E dai, muoviti. Ma che significa? Perché interrompi download? Ma io pensavo che, cioè, lo installavo ed era finita lì. Vabbè, no. E invece no. Invece no. Sempre una sorpresa dopo l'altra. Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Che dire, che dire. Ancora? Ok, 100%. Comunque sembra figo. Fai click per iniziare. Cos'è questa porta? Dove mi porta? Grande gioco di parole. Vediamo. Un granchietto. Ma che è? Kingdom Hearts. Oh, che carino però. Ma io mi posso cambiare. Oh no. Cosa succede? Ma come? E questa dovrebbe essere un villain. Ma
Ma questa non ha l'aspetto da villain. Quindi c'è una lore in questo gioco comunque. La gente mi diceva che era un gioco senza fine, tipo. Cioè, questo ho sentito dire su questo gioco. Seleziona un gemello. Che senso? Ah, lei non la posso selezionare. Vabbè, lei, sì. Inserisci il nome. No, Gaia no. Oh, va! Ok, perfetto, conferma. Confermo. Ma mi fa andare pure col mouse, quindi forse non mi serve il pad. Oddio, ma che è successo? Comunque questa è fighissima, però non mi sembra tanto villain. Ma io sono così, quindi non mi posso cambiare. Mi voglio cambiare. Oddio, no. È già finito. Finito il gioco. Finito così. Così la divinità ha portato via mio fratello. Ok. Alessio ha portato via il blue scarf. So whilst we used to cross world after world, dove sono bloccati? Dove sono bloccati? Dove vi siete bloccati, raga? Oh, che bel disegnino. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. Ok. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you 2 months ago. Yeah, che carino! C'è sta fuori. Ok. Va bene. Andiamo, andiamo. Che devo fare? Oddio, già si gioca. Muovi il cursore per ruotare la telecamera. Usa la rotellina del mouse per regolare la distanza della telecamera. No, che palle, Dio, la tastiera la devo usare, Cristo. Premi, ok, per schivare. Ok, spazio per saltare. Oh, forse ce la posso fare a giocare con la tastiera, incredibile. Oddio, se, mamma mia. Quanto sono carina. Mo salto, salto, salto. Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Oddio, oddio, sei, muori, goccia d'acqua. Sì, sì, vai, 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 attacca. Boh, così. E non mi ha dato niente. Ma non mi ha dato niente, vabbè, fa niente. Porta di teletrasporto, F quando sei nelle vicinanze di un portale, F in chat, ok. Che devo fare? Seleziona un portale sbloccato per teletrasportarti in quel luogo. E dove devo andare? Boh, ma che me frega a me. Cioè, non so che devo fare ora. F. M, segui la mini mappa fino a destinazione. Premi M per aprire la mappa del mondo. Ok, M. Quindi, che devo fare? Sto qua. La dea ha rapito l'unico tuo parente e ti ha indotto in un sonno profondo. Dopo il tuo risveglio hai vagato per un po' fino al tuo incontro con una strana creatura di nome Paimon, segnando l'inizio della tua avventura nel continente di Teyavat. Ok. Va bene. Quindi? Con ciò? Devo usarlo o no sto coso per teletrasportarmi? Sì, qua! Ah no, devo andare qua! Statue monumentali di pietra che vegliano su Teyavat, secondo la leggenda, furono scolpite a immagine dei sette che sostengono questo mondo. Ok, quando si trovano al loro cospetto i viaggiatori venendo da... attendono... E quindi io devo andare in una statua, cazzo! Boh, vabbè, andiamo qua.
Ah, ok, l'ho tipo segnato e poi devo andare a piedi praticamente. Giusto? Boh, non lo so. Ma va, proviamo, proviamo, dai. No, c'è un punto esclamativo lì. Che significa quel punto esclamativo? Non so cosa sto facendo. Vabbè, io vado a cazzo, sentite. Esploriamo, esploriamo. Oddio. Che fai tu lì? Ah, quindi dovevo seguire lei e basta. Fanculo. Oddio, e come climbiamo? Ok. Va bene. Ok, sì. E non lo so, non c'era scritto niente. Questa, andiamo qua. Andiamo qua. Che cos'è questo? No, mostra la navigazione. Perché devo andare qua. Ok. Boh. Vado a caso, raga. Sì, ho deciso così. Come si climba? Non ho capito. Oh, oddio! Ah, così! va bene, va bene. Wow, comunque è bello, raga. Sembra fatto bene. Sembra, poi non lo so. Missione completata, dai! Nuova missione vista dall'alto, segui il sentiero. Ok, seguiamo sto sentiero. Ma io poi posso attaccare cose a caso? No. Ma anche no. Ma oh, ma che è la frutta? Devo raccogliere sta roba? No? Ah, F. Va bene, raccogliamo. Ma non mi dire che si deve anche cucinare in questo gioco. Boh, prendiamo sta roba, prendiamo tutto quello che si deve prendere, va. Oh, ci sono anche i funghi. Oh mio Dio, è incredibile. Dio, questo è potenzialmente in realtà un gioco in cui potrei passare le ore. Non lo so, dipende. Dipende, vediamo un po'. Non giudichiamo subito. Oh, che stai a fa? Wow! Incredibile, cioè guarda che vista, no? Quello è Sanremo? Il teatro dell'Ariston? Wow, che cacchio è? Ah, io lì devo andare, lì devo andare, mi sa. Boh. La statua dei sette, va bene. Va bene, sora, frate, che non so. Ok, quindi? Ah, un poco come coso in The Witcher che ci stavano stessa. Uguale. Ok. Non lo so chi sto a cercare. Dedicato al dio di. Ah, va bene. Va bene. La straniera che catturò il vento. Chi? Io sono straniera? Ok. Va bene, troviamo nostro fratello. Ma si può giocare anche insieme a un'altra persona. Chissà se posso giocare con Alessio, insieme ad Alessio. Non so se si accetterà mai di giocare a Genshin Impact, però si sa mai. Oh, ma che è un mostro? No, una volpina, carina. Pigliamo sta bacca, non si sa mai. Ma che stai, che cosa, cosa era successo? Va bene. Che cos'è sta roba? Sì, ma pigliamo tutto. Io non lo so se non devo prendere tutto, che cacchio ne so io. Vai, Paimon, come si chiama questo? Paimon. Boh. Sono già dimenticata i nomi. Raga, io i nomi proprio non. No, li dimentico il secondo dopo.
Vabbè, fammi andare in giro, voglio vedere che cavolo c'è qui. Sì, ma non si picchia la gente in questo gioco, non si può combattere. Cioè, ho combattuto solo con quella roba là prima e basta. Oh, prendiamo quest'altra roba qua. Io non lo so, sto raccogliendo a cazzo di cane le cose. Torna nel luogo del... No, decido io quando tornare nel luogo della missione. Ma questo sembra tipo un melograno. Buono il melograno, marò. Buono, buono. E questi sono limoni? Boh, prendiamo, vai. Io prendo tutto, prendo tutto. Che cos'è qua? FFFF. Boh, prendo le cose a caso. Ma c'è, cioè, volevo combattere. No, devo prima finire la missione. Va bene, va bene. Che ti devo dire? Andiamo. Ui, umidità. Che c'è? Che c'è? Non va bene l'umidità. Wow, nuoto. No, che bello. Wow, che figa. Ma dove sta Paimon? Io l'ho perso comunque. Cazzo. Ah, sta lì, sta lì, sta lì, sta lì, sta lì, sta lì, sta lì. Visto. Oh! Cos'è? Cos'è? Cos'è sto coso? Combatte? Cioè, devo combattere? Che cos'è sta roba? No, no, ma non lo devo seguire, devo andare dal tizio Caio. Ma dov'è? Dov'è? L'ho perso, raga. Ah! Ah, sta qua. Sta qua. No. Ah, sta di là. Sta di là. Vabbè. Prendiamo sempre tutto. Prendo pure sta roba qua. Lei si arrampica direttamente. Vorrei essere brava pure io così ad arrampicarmi. Boing. Caduta. Oddio! No! Ma posso combatterli questi? Vabbè, io sto facendo tutto tranne che andare dal tizio. O dalla tizia. Maschio o femmina, boh? Penso che sia femmina. Ma dove sono? Raga, mi sono persa veramente. Che cazzo sto a fa'? Boh. Ma poi il menu? Ah, questo che è? Ricarica resina primordiale. E che è? Consuma 50 per ripristinare la resina primordiale per 60. Puoi eseguire questa azione 6 volte per oggi. No, vabbè, non so ancora a che cavolo serve sta roba, quindi lasciamo perdere, va. Non so che cazzo devo fare. CTRL F, mi aveva detto. Boh. Non lo so, non lo so. Ah sì, CTRL più F. Lo so fa. Ah! No, che figata! Vabbè. Oddio, questi sono funghi. Non so dove cazzo devo andare. Era qua che dovevo andare, no? Boh. Boh, io vado. Io vado. Ah, ma perché la missione è là? Ma che me frega a me? Fammi fare quello che voglio. No, non è vero, non posso fare quello che voglio. Dove sta il Cristiano? L'ho perso. Raga, scusatemi, devo ambientare. Oddio, può nuotare pure più veloce. Si vedono le mutandine. No, non è vero. Casissimo proprio. Ma raga, dov'è questo tizio? Io mi sono persa. Ah!
Ah no, è su, è su, è su, è su. Ma io stavo qua giù, cioè 2 secondi fa stava qua. Dove sei? Dove sei? Pa Pantheon? Pa Lilol? Boh. Ah no, sta qua su, fanculo. Sta qua in alto, quindi mi devo arrampicare. Mi devo arrampicare, mi devo arrampicare. Ma lei si arrampica così? No. Qua? Ma mi vuoi dire che io mi sono... Cioè... Mi sono... Cioè... Ah sì, da qua. Da qua mi sono gettata. Possibile? No! Non lo so, non lo so. Ci sto a capicazzo. Qua posso andare? Sì. Vedi? È facile. Vai, arrampicati, cosa? Ah, mi chiamo Foneutrina alla fine, sì. Non mi chiamo cosa. Eccolo! Quindi che cazzo vuoi da me? C'ero già andata! Cioè, dovevo fare per forza sto passaggio. Va bene, chi saranno questi sette? Non lo so. Ok. Ma non me l'aveva già detto prima queste cose? Va bene. Sì, me l'aveva già detto prima. Che si fa, Paimon? Ma scusa, perché me lo sta facendo rifare? Perché me lo sta a far rifare? Boh. Cioè, io ero scesa. Boh, raga, vabbè. Non lo so, non so più cosa sto facendo. Ah, perché prima mi ero allontanata da lui, magari, e quindi me l'ha fatto ripetere. Cioè, vabbè, no. Cioè, io non posso fare il cacchio che mi pare. Swimmiamo, swimmiamo. Vai. Vai, umidità. Perché mi dice umidità? Va bene. C'è umidità, e che dobbiamo fare? Ok, quindi. Mi voglio modificare, però. Penso che ci sia la possibilità di modificarsi. Oddio. Quindi. Ci ridai nostro fratello? Però io voglio combattere, raga. Voglio dare botte nel gioco. Valle stellare. Baci stellari. Sì, che devo fare? Quindi? Che devo fare? Mi devo teletrasportare? Per forza? Teletrasportiamo. Ah no. E che devo fare? Ricompensa, grado d'avventura. Grado avventura. Il loro motto verso le stelle e l'abisso è molto ambizioso, ma accettano incarichi di ogni sorta dalla ricerca di gattini. Oddio, no, questa cosa mi piace, smarriti all'esplorazione dei domini. Dopotutto, anche chi ha grandi ambizioni deve guardarsi da vivere. Deve guadagnarsi da vivere. Ok, va bene. Quindi mi posso teletrasportare? Boh. Mi dice che è disabilità. Che cavolo devo fare? Perché me l'hai fatta aprire? Che devo fare? Io dove sono? Dei bizzarri dispositivi. Io devo andare qua. No. Cacchio devo... Vabbè, niente. Togli. No, non ho capito un cazzo, Paimon. Boh. Non... Sono normali.
Oddio, quindi per quanto lo desiderino, le persone normali in questo mondo non possono ottenere simili poteri con la tua stessa facilità. Perché? Boh. Credo di sapere il perché. No, io non lo so. Non credo sia una cosa positiva. Boh, non credo sia una cosa positiva. Tutti dobbiamo essere uguali. Mamma mia. Ok, dobbiamo andare da Mondstadt. Ok. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of Va animal. bene, che So palle. perhaps because you got power from the god of animal, you can find some clues there. Ok. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your brother. Let's move then. Ok. Andiamo in marcia. Che è sta ombra The improvvisa? elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. Va bene. Oh, oddio, via, via, muori. Sì, fortissima. Ma perché non me... Perché mi fa fare così? Ah, devo usare l'abilità elementare. Ah, ok, quanto sono cretina. Tieni premuto E. E io lo tengo premuto E, non mi carica un cazzo. Ah no, ho aumentato la potenza, vero? Boh. Oddio. Tieni premuto E per caricare l'abilità e aumentare la potenza. Ah, e perché prima non me lo dava? Ma sei scemo? Tieni premuto Q, arrosta Q. Oddio, figo! Ok, grazie. Non ho capito. Esco per chiamare Paimon, quindi utilizzo lo schema di comandi, impostazione comandi. Che è impostazione comandi? Che è invio? Ok, boh. Alt per visualizzare il cursore e fare clic sullo schermo. Alt? Ah, così. Ok. Oh, wow. Cos'è tutta sta roba? Vabbè, gli obiettivi. Migliora il mondo. Riscatta. Riscattiamo sta roba. Poi basta. Poi non, niente. Oh! Ciao, ciao, sarà voi, sarà vo sera voi, sera voi, buongiorno, come va? Benvenut, che ci fa lei qui? Che bello quel Carlino che saluta. Io sto portando un nuovo giochino, sto portando Genshin Impact per la prima volta, mai provato, lo sto provando ora così in live. Così, random. Cos'è? Punti? Che cos'è? E che è? Pagina? Che è questo? Sono gli eventi? Boh. Inizia. No, no, no. Che devo fare? Boh. Sondaggio. Che è sto sondaggio? Sondaggio di gioco. Sondaggio degli eventi. E che è? Ma. Boh. Vabbè. Non ci interessa. Personaggio, sì, mi voglio cambiare. Sì. Attributi. Che sono gli attributi? Ah, gli attributi, vabbè, sto al secondo livello, ok. Faccio cagare, penso. Armi questa qua, bella. Bella, bella, molto bella. Manufatti, non ho niente. Costellazioni, che sono queste cose? Boh, per me è tutto nuovo. Talenti, zero talenti. Ah no, si è sbloccato questa roba qua. Profilo? Ah, una viaggiatrice di un altro mondo. Vabbè, storia. Vabbè, ci interessa. Battute. Vabbè, ci interessa. Sì, ma io non mi posso cambiare. Sì, cazzo, qui completa la missione per sbloccare. Che palle. Vabbè. E questo? Boh.
Vabbè, vabbè. Oddio, si stiracchia, si stanca, amo. Nuovo livello che è? No, so che devo fare, va bene così. Inventario, ho raccolto un po' di roba a caso, prima. Posso già cucinare cose, che non so manco a che serve cucinare cose. Sti cazzi. Preso sta roba. Va bene, non ci interessa. Qua avvisi, che è? Dettagli versione, che è? Vabbè, so cose così. Ah, questi sono gli eventi. Boh, vabbè, poi vedrò bene di che cacchio si tratta. Beh, togliamo tutto, che se mi dà fastidio che me lo segnala come non letto. Io c'ho sta cosa, raga, che impazzisco se vedo sti cosi. Cari viaggiatori, una nuova avventura vi attende. Aprite il link seguente per rispondere al so... Ah, vabbè, ciao, mi interessa. No, aspetta. L'ho aperto. Vabbè, riscatta. Oh, posso riscattare? Ok. Quindi? Va bene. Ok. Posto? Perché mi dice che ho ancora posta? Che è sta posta? Ah, ma posso riscattare tutta sta roba, minchia. No, riscattiamo tutto. Riscattiamo tutto. Non so se sto facendo bene. Riscatta, riscatta. Le ali, no, che fighe. No, le voglio subito, le voglio subito, le voglio subito. Leva, leva. Personaggio, profilo, battute. Perché mi dice che ho... Ah, vabbè, sì. Ma io mi posso decidere le battute. Aspettate, 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 aspettate. Questo non dice niente. Germinate. Ciao, Grano Pizza! Ciao, benvenuto! Come va? Sto portando per la prima volta Genshin Impact. Incredibile. Cioè, mi posso decidere la battuta? Posso scegliere la battuta? Ha! Take this, mi piace, vai, ciao. Attributi? Oddio! Sì, ok, conferma. Livello 2, livello 9, così de botto, non ho fatto un cazzo. Sei la sorella di Blue Scarf? Sì, Grano Pizza, sono la sorella del famoso The Blue Scarf. Credo ti faccia semplicemente sentire gli audio di quel personaggio. Sì, pensi che sia quello? Boh. Vai, vai, sì, saliamo di livello. Sì, che ce frega, vai, vai. Vai, vai. Sono a livello 15, così. Sì, va benissimo. Va benissimo. Va benissimo, vai. Ok, perfetto. Così sono arrivato a livello 18, così, senza fare niente. Fantastico. Oh, ma posso ancora? Ma che stai di? Piacere, piacere, Crono Pizza. Piacere, benvenuto su questo canale di disagio. Richiedi, necessario, dopo aver raggiunto il livello massimo, il personaggio non potrà ottenere altra SP. Oddio. No, vabbè, dai, fammi combattere un po', poi casomai aumento. E niente, non mi posso mettere le ali perché prima devo completare la missione. Va bene, va bene. Questo che è? Modifica profilo? No, che cavolo devo modificare? Chi se ne frega. Oddio, posso cambiare l'avatar? No. Non c'ho ancora niente. No. Leva, leva, leva. Tanto non posso fare niente. Imposta la data di nascita. Perché? Vabbè, raga, sono nata a novembre. Ah no, questo è il mese, sì, novembre, il 23, dove sta? 22, 23, conferma. Verrà impostato come data di nascita dopo aver confermato la data... Conferma, quella è la mia data di nascita, amo. Vabbè, basta, vabbè. Se vuoi un consiglio, dimmi pure che lo... Ah, lo conosci bene il gioco? Sì, grazie. Cioè, per ora sto facendo tipo tutorial, mi sa.
Per ora non mi sembra difficilotto, cioè un giochino carino. Oh vai, mi meno. Ho già pure combattuto un po', non mi sembra difficile. Ok, ho capito, sblocco un sacco di ricette. Va bene. Io poi, non lo so, per ora sto raccogliendo cose a caso che trovo. Sto facendo bene, non lo so. Poi so anche che c'è una modalità di teletrasporto, però non penso che ora me la faccia usare. E infatti sto andando così, a piedi. Non so se... dimmi tu se sto facendo bene. Oddio, ci sono dei... ma che cazzo è? Ma è un Pokémon? Coso? Come si chiama? È enorme, enorme. Un uccello enorme. Raccolga, raccolga. Ok, perfetto. Oddio, via! Brutti mostri! Non so cosa sto facendo. Ah! No, via! Schivo, schivo. Schivo, schivo. Io che ho sbloccato delle magie, ma non le sto usando. Però va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Usiamo il vento là. Ah, ma il vento è infuocato. Ma io non avevo capito. Che devo fare? F. Baule comune. Ok. Oh, la carne addirittura. Pigliamo tutto, pigliamo tutto. Consiglio del vagabondo sarebbe tipo tutorial. Mi ha dato consiglio per... oh, le mele, buone. Ma poi i piatti a cosa serviranno? Cronopizza. Hai idea a cosa servono? Cioè, penso di sì. Oh, oh. Sì, sì. Oddio, ma non lo sapevo che pure i cosi li potevo abbattere. Mica mi droppano cose. No, non mi droppano un cazzo, vabbè. Ma questo è tipo un villaggio di gente poco raccomandabile. Oddio no! Oddio no! No, no! Oh mio Dio! Oddio, via! Bastardi! Così, raga, vabbè. Vedete che abilità che ho, mamma mia. Non ho sentito cosa servono che... a cosa servono i piatti? Se lasci premuto fa più danno. E l'ho premuto! E quello pareva non avesse preso proprio danno, boh. Perché forse l'aveva schivato, che ne so. Frumento, wow. Boh, prendiamo. Raccolgo, io raccolgo a caso. Ah, prendiamo pure sta roba. Che potrebbe servire, chi lo sa. Non ho sentito, vabbè, avevo già letto. Oui. Prendi tutto. Oh, l'insalata, no, il cavolo. Uovo d'uccello, ok. va bene, noi prendiamo tutto. Comunque sembra carino. Tu è da tanto che ci giochi, Cronopizza? Io è proprio la prima volta. Mai visto i gameplay, mai fatto niente, veramente. Che devo fare? Oh, pollo, pollame. Buono. Ma tu che fame. E sono le... sono le 12. Aspetta. Aspetta, sì, però non può assiduramente... no, assolutamente come un tempo. Non più... ah, non più assiduamente come un tempo. Ok, ok. Le ricette servono per la cucina, praticamente. Aspetta, leggo da qua che sennò non leggo niente. Le ricette servono per la cucina, praticamente ti fai il cibo di scorta. Ah, e quindi ma aumenta poi qualcosa, no? Cioè, penso. Cioè, tipo, che ne so, mi dà più vita, una cosa del genere, possibile? Adesso a stento un'ora, qualche volta anche di più. Ah, ma io ho sentito dire di sto gioco che, cioè, che praticamente c'è, cioè, uno di quei giochi che non ha uno scopo, diciamo così, proprio detta male. Cioè, nel senso che è infinito, cioè che potenzialmente può durare all'infinito.
Però mi hanno detto altri che invece ce l'ha Nalor, eccetera. Boh, non lo so, non lo so. Ammetto che ne so pochissimo. Però questo è quello che ho sentito. Allora, vediamo. Vediamo sta roba. Non è uscito niente, il nulla totale. Qui dietro che c'è? Niente. Una mazza. Nada de nada. Questo? C'è umidità qui, ma non ci interessa. Fium. Ah, ma qui c'ero già stata oppure no? Oh, Madonna, che palle però, che va sempre lenta questa. Aspettate. Aspettate, raga. Chi è che parla? Neko, ciao Joy. Genshin ha una lore. Ah, perfetto, perfetto. Comunque, ciao, benvenuto. Ossia, la storia c'è e viene continuamente aggiornata tramite patch di gioco gratis. Ah, ok, ok. Quindi c'è una lore. Una lore. Oh, raga, tra l'altro vi faccio punto esclamativo Telegram se vi va di unirvi al canale. Vi lascio il linkettino. È lì dove aggiorno quando vado in live, eccetera. Prima facevo un programma, però mo con dei nuovi impegni che dovrò avere di lavoro, non so se riesco a fare un programma. Quindi posso aggiornare volta per volta. Comunque, solitamente faccio le live dalle 11 alle 13. Questo era il programma del passato, del mese di gennaio. Oh! Vai, vai, attacca. Ma vedi, non me lo dà certe volte. Perché? Perché? Ma no, ma me lo... Cioè, cazzo, ci devo andare proprio vicino. Vabbè, fa niente. Non ti incazzare. Ah. Oddio, le monete. Azz, ti droppano le monete. Lì devi stare più vicino. Ah, ecco. E però, cioè, capì? Poi mi attaccano. Cioè, quindi è un po' una fregatura. Pensavo che fosse ad ampio raggio. Un attacco un po' più... Che colpisse più facilmente, capì? Oh, oh, no! Mi arrampico pure sugli alberi! Che figata! No, vabbè. No, bello. Io che mi emoziono per queste piccole cose. Figo, figo. No, comunque è carino. Cioè, potenzialmente è un gioco veramente che mi... Oh, che succede? Oddio, una cutscene. Primissima volta, sì, sì, proprio primissima. Proprio l'ho provato così, di botto. Ma io me lo posso cambiare il personaggio, raga? Oddio, che bello! Wow, bellissimo! Tranquillo. Va bene. Come io quando parlo con i gatti. mamma mia, che si è incazzato. Oh, che bei occhi. Vabbè, bellissimo sto drago. Mica devo battere a questo, ma stai bene? No, no, non posso battere a sto coso già. Già un boss, ma che... Ah no, 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 no. Falso allarme, falso allarme. Goditelo, dai. Sì, sì, me lo sto godendo, proprio con calma. Paimon volasse per aria. Ok, sì, Paimon, per fortuna stai qua. Ai miei capelli, ma maledetto. Beh, per fortuna non me li hai strappati. Vado. Più avanti, quando ne ottieni altri DPG, li puoi cambiare, sì. Ah, ma quindi ottieni proprio dei personaggi diversi. Hai di sicuro a che fare con quello stramboide che parlava col drago. Hai di sicuro a che fare con quello stramboide. Oh, ma perché parli di gente che non conosci così? Che i draghi esistano, parlare con i draghi è una cosa normale. Ma che risposte so? Vabbè, diciamo questo. Cosa mi preoccupa?
Sì, che lo devo battere. Mi preoccupa quello, che sono una pippa per il momento. Ok, andiamo. Andiamo. Vediamo che cos'è. Oh no. No, Paimon, non mi di che c'è delle brutte sensazioni. Paimon's never seen a stone like this before. So Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Ok. Ok, we've got it. Now let's get out of here. Non possono stare tutti e quattro i PG nel campo. Ah, ok. Boh, raga, per ora c'ho solo questa qua. Va bene, missione completata. Wow. Che faccio? Boom. Ok. Raga, intanto vi ho fatto lo spammino di Telegram. Ne approfitto anche per mio, sì. Allora, se volete c'è anche il mio profilo Instagram dove dico anche lì se vado in live o non vado in live, eppure YouTube dove ricarico le live. C'è la mia primissima live, raga, se potete recuperatela, che fa ridere tantissimo. E poi sono sbarcata su TikTok, incredibile, raga. Allora, io a inizio live ho detto, cioè, non volevo giocare a Genshin Impact, cioè, perché mi sembrava uno di quei giochi che, appunto, non mi poteva interessare, non sapendo proprio niente, insomma, sono partita molto prevenuta. Poi Alessio mi ha un po' convinto, ha detto, ga, vedi che ti può piacere. E ci ho giocato, un po' come TikTok, tra l'altro, cioè, TikTok non mi ci sarei mai iscritta nella vita, ho detto, boh, vabbè, dai. Oddio, ma chi è questa? Che carina! Wow, è molto più bella di me! No, voglio lei! Voglio lei, raga! Che Dio Amon sia con te. Ah, Anemo. Sia con te, viandante, grazie. Ciao, Amber! Ma quanto è bella! È bellissima! Mi piace! No, io non so proprio chi sono, guarda. Non so da dove... No, non cerchiamo guai, eh? Ah. Ciao, io sono Poniotrina, così. Ciao, amo. No. Cibo di emergenza. No, dai, siamo amiche, dai. Da due mesi, ma io non me la ricordo, cioè non l'aveva detto all'inizio sta cosa. Sì, siamo molto friends. Eh sì, ci siamo ritrovate così. Ah sì, l'aveva detto. Va bene, bellissimo quel drago. Ho notato che hai un PG di Chainsaw Man come immagine profilo, quindi deduco che ti piacciono i manga anime. Sì, Crono Pizza, ho fatto anche un quiz, perché io solitamente faccio pure i quiz su questo canale. Ho fatto un quiz su che personaggio di Chainsaw Man sono. Indovina che mi è uscito. Indovina che mi è uscito. Hai capito? Sì. Sono piena di sorprese. È vero, ma non temete, posso occuparmi. Ok, sì. È una cosa piuttosto maleducata da dire a delle ospiti. Fatti rispettare, Foneutrina. Va bene. Subito ti ho messa al tuo posto, eh. Sei bella, però un po' di rispetto, eh. Che scuse false. Effettivamente. Oh mamma mia, che palle, che bambina che sei. Oddio, che cos'è? Ma è carinissimo. Oddio, l'ho ottenuta. No, e voglio essere Amber. Mi piace un botto. Ottenuta Amber. Essendo un'arciera, Amber è l'ideale per eliminare i bersagli dalla distanza. Ah, ma quindi io posso usare entrambe. Wow. Ok.
due. Sì, sono Amber, wow. R. Come Miro, così. Vai. Ok. Fantastico. Ok. Basta. Ah, per uscire dalla mira, giustamente. Quanto sono scema. No, che bello, rimango Amber perché mi piace. Oddio, quanta roba. Really, really long journey. Io sto cercando the blue scarf Chrono Pizza. Se mi fa scegliere il nome, scelgo the blue scarf. Per aprire la schermata dei personaggi, ci. Che bella! Wow, è bellissima, raga. Che carina. No, mi piace molto di più di Foneutrina. Che sarei io, tra l'altro. Manufatti. Quindi? A che mi serve sta roba? Beh? E se lo equipaggio, che succede? I personaggi hanno il proprio nome e skill, giusto? Oddio, c'è un PG dove cambiare il nome, ma è a fine della storia. Ah, ok, quindi non sto ancora. Ma se equipaggio sto cosa, a che serve, scusa? Ah, fiore della vita, ti dà la vita! Ti dà la vita! Equipaggio, sì. Equipaggio, equipaggio. Sta roba? Vaso per medicinali della dottoressa errante. Ok. Pure questo. Calice d'oro dell'avventuriere. Ah, difesa, ti dà la difesa, giusto? Sì. No. Boh. Vabbè, equipaggio a lei. Che ti devo dire? Non lo so. Io equipaggio a casissimo. Oh, a te ti volevo dare questo. Non so manco come si usa, però va bene. Riferimento tribù. Ah, ecco. Va bene, non ho capito un cazzo. Va bene. Attributi. Oh, posso farlo? No, aspetta. Posso mettere. No, non posso cambiare. Non posso mettermi le ali. Fanculo. No, livello. Sì, vai. Falla salire di livello. A questa. Vai. 6. Conferma. Saliamo di livello così, de botto. Vai, 7, 8. Vai. 9. Dieci, top. 11. 12. Ok, 13, perfetto, a posto. Direi che mo stiamo un po' meglio. Che cazzo è sta roba? Sì, lei è nuova, va bene, abbiamo capito. Via. Che bello! Ah, lei proprio. No, ma non mi trovo. Non mi trovo. Non mi trovo, io devo usare la spada, raga. Devo usare la spada. Vai, Tesi, iniziamo, esploriamo ancora un poco. Ma che sono sti cosi che volano? Sono tipo fuochi fatui o fatine. Oddio, un fungo, prendiamo. Prendiamo. Ok. Prendi tutto. Prendi tutto quanto. Ma sto andando bene. Sì, sto andando bene. Ah, ma tra l'altro, qua che cazzo è? Oh, ah, questo è tipo tutorial. Ok. Ah no, ecco, è possibile trovare dei misteriosi esseri chiamati Seli. Sili. Sparsi per tutta la. Seguendoli e aiutandoli a raggiungere la loro destinazione finale, potresti assistere a qualcosa di speciale. Oh, lo facciamo! Ottieni energia. Assorbi sfere elementari e particelle elementari per raccogliere energia. Ah, ok, questa non la sapevo, non mica l'avevo capita.
Basta. Va bene, voglio vedere un poco se inseguo quei cosi che succe. Vediamo, vediamo che succe. Oddio. Che dici? Gli diciamo che fa schifo Amber. No, raga, ma è bella Amber, però. Però, vabbè, io mi trovo di più con la spada, insomma. Insomma. Oddio, ma l'ho perso quel Sili. L'ho perso quel Sili. No. Io volevo vedere che mi dava di speciale. Oh, e scendi da qua, cretina. Ok. Vai, vai. No, dai, Amber fa schifo. No, non lo accetto. Però è carina. È cute. È molto cute. Più bella di me, sicuramente. Oh, bocca di leone, nuova. Raga, io proprio raccolgo tutto. Che cazzo sto a fa? Raccolgo tutto senza timore. Oh, che cosa mi dice qui? Ah, devo andare qua dalle cristiane, mi sa. Oh mio Dio! Ma se cambio? Com'è che si faceva? Via, via, via. No, 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 la voglio usare. Ma cazzo, ma non spara. No. Via. Oddio, chi è? The Blue Scarf, ma ti sei sabbato. Grazie per la sub. Grazie per la sub, The Blue Scarf Alessio, mio fratello. Ale, guarda cosa sto a portare, ti rendi conto? Ma no, ma è fuori target, Cristo, iddio. No, ma cos'è? Ma cosa ho fatto? Vabbè, raga, veramente fa cagare, Amber, dai. Lo accetto, lo accetto. Lo accetto. Pam, pam. Ma io sono troppo forte. Sono troppo vicini alla città. Oh, ma perché ho fatto questa cosa? Sono stupida. Sì, sono stupida. Ah, io e la tastiera non andremo mai d'accordo nella vita. Mai, mai, giammai. Vai, sali sull'albero. Grazie per la sabba, Ale. Oh mio Dio, cioè, che emozione. Ma guarda, ma guarda. Ma guarda che gioco, che gioca e le piace pure. Sì, ma infatti mi sta a piacere per ora. Per ora. Cioè, vabbè che so già una pi... Cioè, sono una pippa, capito? Oddio, FF. Poi per ora, cioè... Sembra tipo tutorial. Oddio, no! Ci sono i mostri, ci sono i mostri. Però va bene, combattiamo. Anche se è facilino, eh. Oddio no, quello c'ha l'arco! Ah! Ma quello che mi ha colpito! Ma io t'ammazzo, guarda. Aspetta, uso Amber. In maniera molto lenta. Oh! Ah, fanculo. Oh no, basta, 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 basta. Basta, mi serve co... No, 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 basta. Oh, ah. Ok. Ti sei persa un chilometro di chat. Aspetta, aspetta, me la recupero. Un chilometro di chat. The Busca, diglielo tu che deve giocare a Sonic. Ah, Sonic. Sì. Alessio che mi dice di giocare a Sonic Frontiers, tipo. Guarda, non ho parole. Aspetta, aspetta, ti recupero di qua, dai, che sennò non capisco niente. Allora, che mi sono persa, che mi sono persa. L'abbonamento e ti ho ringraziato. Salve, buongiorno. 2 mesetti. 2 mesetti, è vero, Ale, che bello, che bello. Vabbè, alla fine io sto streamando da
Sì, 2 mesi. Salve a tutti, guarda, non ho parole, tanti anni a istruirti sulla retta via. Ale, ma io mi chiedevo se si può giocare insieme alle persone online, così giochi pure tu. Ok, ah, ma sera voi, conosci Alessio, conosci The Blue Scarf? Sì, si può giocare. No, Ale, allora devi giocare con me. Ale, devi assolutamente giocare con me. Convincete The Blue Scarf a portare Genshin Impact. Ma scordati proprio nella vita che giochi a sto gioco. No, Ale, dai. Sì, se può giocare insieme. Ma dopo un certo livello di avventure rank. Ah, quindi solo dopo una certa si può giocare insieme. E vabbè, vabbè, ma succederà prima o poi, succederà. Ale, significa che quindi devi giocare prima un poco per conto tuo. Grazie dell'aiuto, come vi è sembrato? Un gioco da ragazzi? Sono più forti di quanti se... No, un gioco da ragazzi. Sono io che sono impedita. Ok. Quindi i cattivi si stanno avvicinando ai civili. Forse non mi sono spiegato. Viale! Sì. Exactly. Cioè, lei è troppo figa, le ti piace? Solo che mi hanno detto che è scarsa. Già mi hanno spoilerato che è scarsa. Giochi con Simona, no? Simona mi sa che non vorrà mai giocare a sto gioco. Ok. Andiamo. Oh, Maronna mia. Perché do sempre i cazzotti al microfono, raga? Prima o poi lo scasserò. Marco, Marco mi manda a cagà. Oddio, no, forse a Marco potrebbe piacere. Glielo devo chiedere. Glielo devo chiedere. Ok, prendiamo roba. Ho preso una pigna in testa. Vai, vai. Oddio, ma che palle che certe volte non droppano niente sti cosi. Che scam. Ok, aspetta che devo fare così. No, così. Allora, qua che mi dice? Raccogli la legna. Ah! Un albero alto originario dell'estremo nord, diffusosi successivamente in tutta Teyvat, mi ricorderò il suo nome, produce un gran numero di rami. Ah, le prima ho fatto il quiz su che personaggio di Sanremo sono. Mi è uscita Elodie, hai capito niente? Hai capito niente? Chissà, magari ci gioca già e non lo sai. Alessio, sì, in realtà sottobanco ci gioca da solo. Ma tu sull'altopiano, quindi devo raccogliere la legna. Albero di... Oh, un albero di frutti, vabbè, ma che me frega a me degli alberi, dai. Vabbè, comunque ho capito che devo raccogliere la legna che casomai serve anche per craftare. Magari. Utilizza le abilità elementari. Va bene. Va bene, va bene, non ci interessa, io gioco a caso. Aspetta. Aspetta. Qua che dice? Ah, riscatta. I soldi ci vogliono sempre. Sì. Li voglio. Datemi tutti i soldi che avete. Wow! Non fa per me. Cosa? Ci ho giocato. L'ho droppato dopo mezz'ora di gioco. Dai! L'arco, ok. Oh, c'è una nuova spadona. E la voglio subito, la voglio subito. Cazzarola, mo gliela equipaggio subito, raga, niente, non so parlare. Equipaggiamio. Che è sta roba? Raga, aspettate un attimo che hanno bussato. Aspettate un attimo. Oddio, oddio. Aspettate, raga, arrivo subito. Arrivo subito. Thank you.
Oddio, perso un polmone. Aspettate. Muta, ora sto a parlare. Oh. Che state a scrivere? State sparlando di me? Sparlavate di me? Che vitaccia. Aspetta, ma vi recupero. Cosa? Oddio, ma quanto avete scritto, raga? Ci ho giocato la droppa, non fa per me. Ma do che bellezza. Espeon. Il mio preferito, ok, tutta roba mia, Crony. Gliel'hai fatta te la schermata? Sì, me l'ha fatta Ale, mi ha fatto tutto Ale, GG. Tutte le grafiche, mo mi tocca farle pure tutte le emote. Che mi dovevi fare le emote settimana scorsa, Ale? Ah, ti devo licenziare. Oppure pago card, no, dai. Ma io le voglio da te, Ale, io le voglio da te. Yeah, ma mica mi devi fare 30 emote. T'ho chiesto pochissime emote. Microfono muta, vabbè, me la vedi? Ecco, bravo, chiediamo a Gardinsky. No, mi piacciono un sacco le cose che fa Gard. Però io, Ale, voglio da te, Ale. Ora, ok, ovvio. Ma quello te lo faccio pure in faccia. Non ho problemi. Cosa mi fa in faccia? Ga, sono fuori allenamento. Ci vuole un po' di tempo. Yeah. Sì, devi averle perché poi quando si sbloccano gli slot, così non mi scassi RK. Cosa? Non ho capito, va bene lo stesso. Va bene lo stesso, raga, io vi risparmio. Telegram. Instagram. Secondo me mi devo mettere tipo i cosi. Come si chiamano? Le cose che pian piano, cioè, mi spammano le cose. Poi che altro? YouTube. Ok, basta. Vai, ricominciamo, si ricomincia. Devo capire che diamine hai combinato. Che ho combinato? Sono andata... C'era il corriere, ho perso un polmone. A fare le scale. Che si sente il gioco dal microfono e non dall'audio principale. Veramente mi sta a D. Cazzo, me l'avevano detto pure la volta scorsa, lo sai? Che era come se si sentisse proprio in super background. Stai a fare 20 live così, no? Che cazzo ho combinato? Ancora non te ne sei accorta. Aspetta, eh. Aspetta, vediamo se sono brava. Proprietà. Proprietà del desktop. C'è speaker audio. Poi c'è il predefinito. Poi c'è LG Ultra Gear. Poi c'è cuffie che non mi serve. Forse devo togliere speaker e mettere predefinito. Se tolgo speaker e metto predefinito, che succede? Va tutto a farsi benedire? Ci provo? Io ho messo predefinito. Che ci stai nei device? Che ci sta nei device? Te l'ho detto. Cioè, predefinito. Prima stava su speaker. Ora ho messo predefinito. Poi c'era LG Ultra Gear... poi auricolare e microtelefono, non so perché, dell'astro. C'è tutta la roba dell'astro, ma non mi serve mettere le cuffie, perché io non metto più le cuffie. Yeah, provo con predefinito e vediamo che succe. Però non si sente più niente, mi sa. Vero? E infatti non si sente più niente. Hai visto? Non si sente. Con predefinito non si sente, non so per quale motivo al mondo. Capisco perché la mia vita debba essere così. Se no metto questo. Mo si sente, vedi un po'. Mo si sente. Ci sono quelle cacchio di cuffie maledette. Sì. Mo si sente, Ale?
Hai aperto Genshin? Sì, l'ho aperto. Aspetta che metto la full screen. Si sente? Aspetta, mo alzo il volume. Sentite? Pianoforte leggero. Si sente, mannaggia la miseriaccia. Ah, si sente! È meglio mo'. È meglio mo'. Boh. Dimmi se è meglio mo'. A me pare lo stesso, porca vacca. Che palle, Ale, devi ritornare qua. Forse. Non ho idea, boh, rimetto speaker, raga. Che ne so io. Devi imparare a fare da sola. Lo so, devo imparare a fare da sola. Allora fai una cosa, stacca le cuffie. Se le stacco Valerio penso che mi uccide. Oddio, che faccio? Non mi ricordo manco qual è il coso delle cuffie. Ah! No, questo è il mouse. Sì, questo è il mouse. Queste sono le cuffie, mi sa. No, Ale, Valerio mi ammazza. Vabbè, poi vedo io per i cacchi miei. Sì. Poi vedo io per i cavoli miei. E setta l'output a cuffie. Metti le cuffie e setta l'output a cuffie. Allora, proprietà. Alert box. Mic aux. Aspetta, le metti aperte sul tavolo. Oppure se proprio non vuoi usarle, le metti aperte sul tavolo. Oh Ale, poi vedo bene come fare. Amo sti cazzi. Tanto se le porti al massimo te le senti. Per te senti tranquilla. Non le voglio mettere più le cuffie. Basta. Mi sono emancipata dalle cuffie. Devo vedere dopo, poi vedo con calma come mettere bene sto cacchio di audio. Io tra l'altro non so, piuma dell'avventuriere, piuma della morte. Boh, equipaggiamo. Ma io non capisco, cioè sto equipaggiando le cose. Livello, qualità. Ordina per attributi, qualità. Ah no, togli i filtri, togli i filtri! No, 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 no! No! Ma il volume del gioco è che. Ma il volume del gioco a che livelli sta? L'ho messo bassino. Aspetta. Dove stanno le impostazioni? Dopo ti faccio vedere. Della dottoressa errante. Vabbè, ma che è sta roba? Io non la so manco usare, mo. Questo. No. Ah, ma li devo equipaggiare per forza. Equipaggia, che ti devo dire? Equipaggiamo. Mi dice di farlo. Con lei, vabbè. Ah, armi. Volevo metterle la nuova spada. No! Cambia. Sì, volevo questa qua. Vai, cambia. Perfetto. Bellissima, bellissima. Così almeno prova ad alzare al massimo. Ok, prova ad alzare al massimo il volume. Però aspetta, vado indietro che così si sente la musica. Aspetta. Così al massimo, Ale. Così al massimo, lo senti? Senti? Boh, io intanto vado avanti. Dov'ero rimasta?
Ah, dovevo andare di qua. Mi sa che ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sì! Cazzo devo fare qua? Mi meno giù? No, no, dai. Non so se mi dà danno. Veramente ce l'abbiamo fatta, Ale. Grazie Dio. Oh, oh, oh. Funghi, funghi. E questo chi è? Chi sei? Sì, F. Sì, dopo, Lynch, come cavolo si chiama. No, grazie io, grazie Alessio, grazie The Blue Scarf, che è sempre un assistente fenomenale, che ha tanta pazienza con me, che sono una... non lo so. Oddio, ma a proposito, ma io per raccogliere la legna così devo fare? No. Sì! Legna, dammi la legna. Ma è come Animal Crossing, raga. Ha. Ya, ya. Raga, è Animal Crossing praticamente. Ha, ha. Wow, emozionante, sì. Ma lo sai che io mi emoziono per questi giochi? Che cosa dovrei cucinare dopo? Oddio, ma questo è coso? È Ignis, sale, Ignis di Final Fantasy XV. Oddio, che sa di Simona? Sembra bellissimo questo gioco. Brava Simona, scarichetelo così, giochi con me online. Parlavamo di te prima, vuoi giocare con Gaia? Vuoi giocare con me? Sembra tipo quelle bambine. Raga, io faccio sempre... Instagram. Ugh. Instagram, va bene, non fa niente. Vai, sì. Che ha detto? Aspetta. Però ti voglio bene lo stesso. Sembri tipo un idiota. Grazie, Ale. Ma grazie, nonostante il cringe. Grazie. Ma tutti siamo cringe. Che cosa dovrei cucinare dopo? Oh, are you traveling? Oh, anche voi siete viaggiatrici di queste parti, sì, te so. Ah no. Ma dove fame? Che fame? I see. Welcome travelers. Welcome travelers. I'm Lynn, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see, I'm experimenting. Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide. Sono d'accordo. Picnic? Oh, Pyron just loves picnics. Okay. My travel partner here is good at cooking as well. Sì, so cucinare. Sì, so cucinare. Oh, stasera faccio la pizza, non vedo l'ora. Az, sì, e allora vieni, ma Simo, qui c'è molto... Scaricatelo, scaricati Epic Games e poi Genshin Impact. It's good to have someone to practice with. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. No, li ho già raccolti. Li avevo già raccolti. Io ci sto giocando su Epic Games, Ale. Mi pare che lo cercai pure su Steam, ma non me lo dava. Sono io deficiente. Probabile. Ok, ho già raccolto i funghi. Che cuciniamo? Fai il cake per... va bene. Devo fare questo? Sì, facciamo questo, dai. Oddio, no, che bello! Sembra proprio rilassante. Cuphead mi ha procurato un trauma non indifferente. Anche a me. Voglio raccogliere i funghi. Oddio, guarda, Simona, sto cucinando. Che emozione. Oddio, che devo fare? Che devo fare? Che cazzo ho combinato? No, voglio rifarlo. Ah, perfetto, tiè. Vabbè, basta. Ok.
c'ho un sacco... No, non c'ho pochi ingredienti, oh. Ah, per fare la farina. Vabbè, che me frega, mo. Ah, ma devo ancora cucinare? No. Ma devo cucinare tutto? Non ho capito. Ma quante cose devo cucinare? No, basta, parla con Lynn. Continua a dirigere, vabbè. Is it done? Che profumino. Smells. Let me try. Gnam gnam. Che fame, Dio, l'ho già detto, ho fame. The taste is hard to describe. Appena accettabile. She can do better. Con neutrina se può fare di meglio, sì. Stasera faccio la pizza. You have great potential. All you need is more practice. Va bene, more practice. Oh, I've got some raw ingredients. Oh sì, dammi tutto bag. Quello che c'hai. Can we really have them? Won't you run out of ingredients? That's okay. You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. Sì, l'ho già capito. There's also già lo a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells food and ingredients. Sì, date un'occhiata, va bene. Okay, thank you for the info. Hey, leave some chicken mushroom skewers for Paimon. Ma che vuoi, Paimon? Ma non rompere le palle. Ok, wow, mi ha dato un botto di roba. Oh, scusa, non ti volevo attaccare. Scusa, ma le stavo dando una spadata in faccia, vabbè. Sono aggressiva. Do la spadata in faccia alle persone che capitano. Prendiamo la legna che ci serve, a quanto pare. Oh, c'è un nuovo legno. C'è una nuova legna. Quanto sono forte, mamma mia. Sono invincibile. Minchia, se ti va un frutto in testa ti sfracella. Se ti va un frutto in testa, sì, infatti. Però io tanto sono una guerriera. Ok, usiamo Amber, dai. Ale, guarda quanto sono brava a mirare, a sparare. No, ma mi para sto pezzo di pezzo. No. No, no, no. Non voglio morire così. Yeah, ma quello mi ha parato. Ma come ti permetti? Guarda sto pezzo di cacca. Oh, ma non sei ancora morto? Soldi, sì, soldi. I'll keep this close. Wow, ma quanta roba ho preso? Dai, yeah. Headshot, sì, fatto proprio bene, guarda. Mamma mia. Madonna, raga, che scarsitudine. Vabbè, no, dai, andiamo nella... Andiamo con la task principale. Pa, 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 pa. Perché di là la mappa non mi segna niente, boh, quindi non so, non so. Che ci andiamo a fa? Che ci andiamo a fa? Posso fare anche un tornado qui, magari? Vai, vai, corri, corri. Olè. No! Ah! Ok, datemi tutto. Ma questo? Ma sto forziere, oh? No, perché non me lo fa aprire? No, non lo posso aprire, dai! F. Raga, comunque mi sta piacendo. Spero che stia piacendo anche a voi. Usa fuoco. Ah, usa il fuoco per bruciare. Aspetta. Per bruciare le spine. Ah, ma perché c'ho il fuoco? Ah, sì. Sì.
Vado. È sempre con E, no? No, che cazzo sta a fa? Ma quanto so scema, mamma mia. Allora, più da vicino. Windblade. No, perché? Ah, Q, Q. No, perché? Perché non mi esce il fuoco? Raga, ma so cretina. Waga, sì, bellissimo, hai visto? Con Amber. Ok, R? No. Ah, sì, R. Oppure Q, Q, Q. No, non me lo fa fa. Maledetto. Oh, si brucia? Sì! Wow, grazie Crono Pizza, grazie. Opening a chest is like unwrapping a gift. Sto morendo. Il suo turbine da solo non fa nulla. Gli serve il fuoco vicino quando... Ah, per questo poi a una certa mi cacciava il fuoco. Perché c'erano quei mostri col fuoco? Possibile? Possibile. Oh, ma si arrampica pure qui. No. Oddio. Sto sopra un palo. Wow. No, vabbè. Ma puoi andare ovunque. Puoi andare ovunque. Ma è una cosa incredibile. Vai, Timmy. Timmy Turner. Raga, chi si vedeva i fantagenitori? Troppo belli. Cosa fai? Beh, cosa posso farci ormai? Torneranno. So piccioni. Di solito sì, ma se un giorno dovessero volare via e non tornare mai più? Solitamente i piccioni stanno sempre tra le palle, quindi proprio come papà. No, ma povero. Daddy issues. Vabbè, mi dispiace, Timmy, che ti devo dire. Ciao. È stato un piacere. È stato un piacere, tesoro. Vai. Ok, corri. Però che palle, che ogni volta che corre questa... Oh, ci sono questi qua che devo seguire, giusto? No. No. Ah, non devo distruggere niente qua. No. Devo distruggere niente. Leggendari, due fantagenitori. Le vecchie puntate erano una più bella dell'altra. Sì, stupendo, mamma mia. Lo guardavo sempre, dov'era? Su K2. Bellissima, mamma mia. I pomeriggi più belli della mia infanzia / adolescenza, sì. Come ti chiami? Sage? Salvia, giusto? Ehi, ciao. Hai sentito parlare del mare di denti di leone? No. Hai detto mare di denti di leone? Proprio così, l'ho letto in un libro, c'è scritto che da qualche parte a Mondstadt c'è un immenso mare di denti di leone. Ah, ci sono tante cose. Stavi su K2? Stavi sul K2? No, non stavo sul K2. Tra l'altro alcune puntate e anche la prima non furono mai trasmesse in Italia, davvero? Effettivamente, boh, non so se l'ho mai vista la prima puntata. E dentro ci sono anche delle volpi che parlano. Ma in Italia le cose belle non ci arrivano mai, purtroppo. Delle volpi che parlano. Ma tu che ti sei fumato esattamente? Sì, voglio proprio sapere com'è parlare con gli animali. Vabbè. Ma finora l'unico che ho visto parlare con gli animali era... San Francesco? Era un tipo vestito di verde. Ah! Quel tizio che abbiamo visto all'inizio, giusto? Lui, parla di lui. L'ho incontrato per caso. Ho detto alla mamma che era troppo forte. Ma poi quel tipo ha detto che mi stavo sbagliando. Va bene. Interesting. Chi sei tu? Rosemary. Ma lui si chiama Rosemary? Vabbè, non giudico, eh. Non possiamo continuare con questa storia. Il mare di denti di leone è impossibile trovarlo, vero? È una favola, una fantasia. Cosa faccio? Glielo dico o no? No, non glielo dire, dai. È un po' come Babbo Natale per quel bambino, immagino.
Sarà anche una cosa inventata, ma gli esseri umani non possono rinunciare alla fantasia. Ci sta, infatti, Persley ha ragione. Solo sognando possiamo coltivare speranze e con queste arrivano anche le opportunità. Ti ricordi sicuramente quel giorno a Sicily in cui nevicava e tu eri la mia principessa dei cinghiali? Che cosa? Ma che cazzo dici? E io il tuo lupacchiotto. Oh, Persley, un tempo sognavo di ascendere a Celestia, anzi ancora oggi. Va bene. Proprio così, diamo al piccolo Sage la possibilità di godersi ancora un po' la sua fantasia da bambino. Ci scommettiamo che sto posto esiste veramente. Ci scommetto, non lo so, la mia life. Oh, prendiamo i fungi. Ok. Vai, vai. Chi siete voi? Oh, tu sei figo. Sì, sì, carino. Mi piaci. Lawrence. Vai, Lawrence, parliamo con te. Ti do il mio benvenuto a Mondstadt, viaggiatrice. Come posso aiutarti? Parlami di questo posto qui, conosciuta come la Corona del Nord, la città delle pastorali. Non c'è un'unica parola che possa descrivere appieno la bellezza della città. Non troppo tempo fa è arrivato un nuovo bardo in città. Se desideri assaporare la vera essenza di questo posto qui, ti consiglio di andarlo a cercare. Le sue canzoni però sono un po' arcaiche. Ah, il bardo come quello di The Witcher praticamente. Sono canzoni vecchie di migliaia di anni. Non ho idea di come faccio a conoscerle. Esistono leggende su... Bababà, conosci qualche aneddoto? Boh, esistono leggende, boh, sì. Ma questa è un'avventura grafica come i pilastri, no, Simone, no. Qua combatti, esplori, a quanto pare crafti pure, fai di tutto e di più. Ti stai rivolgendo alla persona giusta. Poi si può giocare anche online, capito? Con i pilastri non si può giocare. Si dice che spesso durante la notte un eroe virtuoso appaia a Mondstadt. Ma nessuno ne conosce l'identità. Devo fermarmi, altrimenti rischio di parlare di lui all'infinito. Se la gran maestra reggente mi beccasse a chiacchierare di nuovo durante il lavoro. Scusami, parleremo la prossima volta. Va bene, ciao amo. Sei molto carino. Forse lui è più carino però. Sì, sì, mi piace di più lui. Sembra Valerio. Oh, grazie, grazie per il benvenuto. Ma ci sono le romance in questo gioco? Ciao, c'è qualcosa che la, i cavalieri possono fare per te? Chi sei? Sono Swan. Per lo più svolgo il ruolo di sentinella, va bene. Inoltre, come previsto dal manuale dei cavalieri di questo qua, assisto anche in ogni modo possibile i visitatori che viaggiano d'affari. Il manuale dei cavalieri, c'è qualche bel posto da visitare? Swan? Mi spiace, ma non riesco a trovare nulla sull'argomento nel manuale dei cavalieri. Ah no, scusami. Vabbè dai, mi ha rotto le palle. Romance no, però appuntamenti da visual novel ci sono. Oddio. Oh mio Dio. Oh, ah, ok, fatta la missione. Oh, che carino sto posto. Mi ricorda qualcosa. È la città di mezzo. No, non è vero, non ci somiglia proprio. Sembra, non lo so. Sì, un misto tra la città di mezzo e Scala Caleo. Let me officially introduce the city of wind, dandelions and freedom. I dandelions stanno pure in Kingdom Hearts, vabbè. Travelers under the protection of the Knights of Havonius, welcome to Mondstadt. Benvenuto. Finally, no more having to camp outdoors. Perfetto. The city folk don't look too cheery. Sembra San Nicola, sì, San Nicola la strada uguale. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jean? Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius. Jean, with Jean on our side, surely ma io non voglio avere a che fare con le guardie. Storm terror will be no match for us. Finché Jean dalla nostra parte, neanche il perfido terrore, avevo letto terrone. Alato potrà sconfiggerci.
Spero che ne sappia qualcosa del dio di animo. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, traveler. Oh, grazie, amo. Che mi hai regalato? It's a reward for helping me clear out Ma that come? Helicopter. Non vuoi essere amica delle guardie? No. Un premio per avermi aiutato a sgombrare l'accampamento degli quelli lì. Hey, why doesn't Paimon get No, no, solo io me lo Because piglio. This reward is useless to you, Paimon. Hai capito? But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy. Sticky honey roast. Sì, ma che me frega a me della roba Sticky da mangiare. Honey roast. Buono, Come però, ma do che fame. We'll qui nessuno vuole. Nessuno ground. Vuole. Andiamo nella parte alta. Non dire queste cose a Kabuku che... premi J per aprire il menu delle missioni. Ok, J. Mi ricorderò tutti sti comandi? Io penso proprio di no. Ok, che devo fa'? Oddio, raga, si è bloccato. Oh, ho capito. Ah, ok. Tu chi sei? Miles. Miles Morales. Sei per caso in difficoltà? Cosa ci fai qui? Ok, il mio dovere è proteggere le persone. Bla bla bla. Vabbè, dicono sempre le stesse cose questi. Che noia. Vabbè, sì, siete solo delle guardie. Se ne frega. Oh, ma che sono queste cose? Ah, è un segno. Comunque, raga, io voglio troppo portare anche coso. Portare Hogwarts Legacy. Un giorno. Lo voglio troppo prendere. Infatti non mi sto a spoilerare niente. Oh, che figo questo. Posso aiutarti? Cosa hai in vendita? Cosa hai in vendita? Vedere? Wow! Oh no, ma questa è come la spada di Cloud. Oddio. Wow. Bella sta roba. Ah, ma questo deve avere massimo livello 20 però, giusto? Vabbè, no, per ora non prendiamo niente. Oddio, aspettate. Aspettate che vi recupero. Un'altra cosa importante, non parlare con persone inutili che hai visto anche tu è una perdita di tempo. Sì, infatti. Non c'è bisogno di acquistare armi. Ok, perché mi si droppano spesso? Cioè spesso trovo armi in giro? Spero di sì. E questa? Questa vende altro. Oh, sì, riscatta le ricompense, oh. Riscatta. Tutto voglio, dammi tutto. Riscatta, olè, perfetto. Questo? Ancora niente. Ok. Perfect. This used to be a bustling street, but with ah, so questa many vede cose. Recently... Non so scrivere ogni... Oggi mannaia la pupazza, tranquillo, io non so parlare, quindi siamo sulla stessa barca. dai un'occhiata agli oggetti. Ah, vabbè, non posso ancora prendere nessun oggetto, va bene. Ciao, bella. Except for the local tavern near the city wall over there. Vabbè, questa vende da mangiare, non ce frega. If anything, their business is better than ever. Questa venderà la roba da mangiare, non ce frega. Oh, questa è l'alchimista. Figo! Che faccio qua? Oddio, che figo. Fai click per visualizzare la donzella di... Ok. Ok. Quindi... Ah, ma non posso fare niente. Vabbè. Ciao, amo. Carina la città. Molto carina. Vediamo. Raga, tra poco vado a mangiare perché c'ho una fame dei pazzi. Ui. No, molto. Ma tra l'altro, raga, ma si salva. Non ho capito come si salva, se si salva.
Penso che sia automatico, no? Boh. Vero? Ditemi che è automatico il salvataggio. Ma non ci sono forzieri in questa città? Non ci sono forzieri? Salva in automatico, tranquilla, essendo un gioco esclusivamente online. Ah, perfetto, perfetto. Chi sei tu? Che bella maschera, sembra Persona 5. Il Grand Hotel Got è stato riservato per la sola delegazione dei Fatui, ok. È vietato l'accesso delle persone non autorizzate. Ah, vabbè, una setta praticamente. Da quanto tempo te ne stai fermo qui? Che ci fanno i Fatui? Non so chi, manco chi siano. I Fatui non visitano nessun luogo senza un motivo. E che quei cavalieri di... Sì, capaci di gestire queste... Ok. Quando ma sarà in svantaggio, noi Fatui faremo la nostra mossa. A quel punto, che sia un pretesto per piazzare le truppe o guadagnare... Ok. Non hai sentito niente, va bene. Ok. Si mette in dubbio l'affidabilità? No, per carità. Ho avuto l'onore di vedere... Oh, cavolo, raga, aspettate un'altra volta il corriere. Aspettate un attimo. Arrivo subito. Eccomi. Sì, stavo a dire, oggi giornata di consegna, raga. Mondiale del Corriere. Sì, oggi giornata mondiale dei corrieri. Vado. Comunque, raga, finisco di parlare con sto tizio, poi vado a mangiare che ho una fame tremenda. Poi ho fatto giusto due rampe di scale, su e giù, due volte. Non ho più l'età per fare queste cose, l'attività fisica. Oh, scusami. Oddio, ma mi arrampico sulla... Ma che cazzo? No, aspettate, voglio vedere sta cosa. Posso andare in alto, in alto. F, sì. Vai, vai, arrampicati ancora. No, non mi posso... Ah! Vabbè, no, non mi posso arrampicare qui. Oddio, che bello. No, raga, ma questa cosa è stupenda. No, raga, comunque è bello. Non si può dire che non sia bello. Cioè, è figo. Ah! Oddio, no, si può arrampicare pure qui.
No, non si può arrampicare più di così. Vabbè, ciao. Cazzo. Va bene. Niente, raga. Come si fa? Come si fa a vivere? Va bene, dai, dopo tolgo. Tolgo io per i... No, devo togliere perché sennò si sente sta cavolo di musica. Ah! Aspettate, metto just chatting. Il Blue Scarf lascia perdere Scaffì. Un'altra volta mi hanno fatto una tripletta di corrieri in 5 minuti. Mamma mia. Mamma mia. Ma io qua poi non ho manco l'ascensore, capì? Sto al secondo piano. Casino. Com'è che si esce da questo gioco? Invio? No. Invio. No. Esc. Come si fa? Tu hai il portiere, vero? Esci, esci. Sì. Conferma. Perfect. Ma di fatti siete stati geniali a pigliare una casa senza ascensore. Vabbè. Però è una casa bella, molto bella. Vuoi davvero uscire dal gioco? Conferma? Sì. Oddio, raga, sembra che c'ho la schiena a pezzi, no? Oddio, c'ho la schiena a pezzi, però sì. Lasciamo stare, dai. Ok, abbassiamo il volume. Togliamo Epic Games. Perfect. Ale, che dici? Facciamo un raidino? Facciamo un raidino prima di abbandonare questa bella gente che va a pranzare? Aspetta. Ok, perfetto. Fonatina, che te magni? Non ne ho proprio idea. Cronopizza, proprio zero. Non lo so, mi lascerò ispirare da quello che ho a casa. Ok, dove andiamo? Vediamo dove andiamo. Possiamo andare da Karierin. Andiamo da Karierin. Che dici? Andiamo da Karierin che sta a portare. Penso che stia disegnando. È troppo brava questa ragazza. Va buono, dai. Io direi andiamo da Karierin. E ragazzi, allora, io probabilmente tornerò domenica. Sempre dalle 11 alle 13. Comunque, per qualsiasi cosa, come vi ho detto, vi aggiorno su Telegram. Quindi se potete entrate su Telegram oppure su Instagram. Instagram, che pure lì dico sempre quando sono in live o no. Quindi se potete entrate nel gruppo Telegram oppure venitemi a salutare su Instagram. E niente raga, allora vi porto da Iona, da Karierin, e buon pranzo a tutti. Un bacione, grazie a tutti per essere passati. Ciao!